Noi di Conad, oltre al prezzo, vi garantiamo sempre la qualità che non teme confronti per la tua spesa, dai prodotti freschi a quelli per la cura della casa e della persona. Nella nostra linea bagno Conad Essenzie, la delicatezza è di famiglia. Ogni giorno vi offriamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi, come il nostro bagno doccia rilassante Conad Essenzie con estratti naturali, la migliore qualità a 1,70€. Bassi e fissi, qualità e convenienza che non temono confronti. Il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, in questi giorni è stato insultato pesantemente su Facebook dopo che i media online hanno parlato del fatto che il primo cittadino si è fatto la terza dose di vaccino anti-Covid. È così che l'amministratore è stato raggiunto da una vera e propria ondata d'odio, dagli insulti più semplici fino addirittura al body shaming. Ne abbiamo parlato con Giuffra per analizzare quanto accaduto e chiedergli un commento. Rimango dell'idea che la vaccinazione era da fare, che la terza dose booster sia l'unico tentativo per uscire da questa situazione pandemica. Probabilmente chi ha tempo per fare determinati commenti sui social non ha altro di meglio da fare. Non è un clima di contrapposizione tra me e qualcun altro, non voglio alimentare polemiche. Guarda la mia pagina Facebook, dove invece la notizia è stata molto apprezzata, non ho ricevuto questi commenti, probabilmente la gente tende più a nascondersi in pagine degli online, dove probabilmente c'è più volontà di esprimere il proprio pensiero anche in maniera a volte non proprio educata. Rimango della mia idea, in questo momento è necessario fare tutti in squadra, è giusto non contrapporre gli uni contro gli altri, è anche vero che c'è da fare una campagna di sensibilizzazione per tutti coloro i quali hanno paura dell'inoculazione. Mi auguro che si arrivi presto al Super Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori, perché quella è l'unica strada per non portare alla paralisi il paese. È ovvio che chi non ha incarichi pubblici possa dire quello che vuole, chi ha incarichi pubblici ha il dovere di sostenere quelle che sono le iniziative del governo, non alimentando contrapposizioni tra lo Stato centrale e le istituzioni locali. Una cosa però ci tengo a dire, ed è una cosa ben chiara, che non mi devo vergognare proprio di nulla, preferisco una vita in più salvata che un voto in meno alle prossime elezioni e soprattutto che non ho ricevuto nessun tipo di bonifico dalle aziende farmaceutiche per fare questa terza dose. Anzi, come tanti, come la maggior parte delle persone, l'ho fatto perché credo nella scienza, ma sicuramente non l'ho fatto a cuor leggero.